Get ready with me per andare al concerto di Taylor Swift. Sono qui a Parigi insieme a Tarte e stasera andremo a vedere Taylor Swift in concerto. Sono felicissima perché è uno show di cui tutti parlano e sono curiosissima di vederla dal vivo. Poi c'è a Parigi, una città bellissima. Infatti, nei prossimi giorni avremo anche tempo di visitarla e ci siamo fatte un itinerario per approfittare dei giorni che abbiamo liberi. Non vedo l'ora di farvi vedere anche gli outfit di stasera. Dico al plurale perché c'è qui anche Melissa che tra poco vi viene a salutare. Ciao! Abbiamo pensato a degli outfit proprio a tema Eras Tour. Io in realtà sono ancora decisa sul mio perché mi sono portata due opzioni che secondo me sono entrambe belle, però ovviamente anche su IG vi farò vedere tutto. Comunque, a parte tutto che siamo qui con Tarte, questi prodotti qui in crema sono veramente ottimi. Se c'è qualcosa che vi posso consigliare di iniziare a provare, sono proprio questi qui. Tanto lo sapete, lo vedete già che praticamente in tutti i miei video get ready li utilizzo. Comunque volevo prendere un momento per farvi vedere cosa ci hanno regalato in stanza il team di Tarte, cioè il vinile, la tazza, la maglia che sto già indossando, anche il kit per fare i braccialetti dell'amicizia e io ne ho già indossato uno. E anche un sacco di prodotti di Tarte, tantissimi già li ho, quindi poi sul nostro gruppo Instagram della Cleo Squad ci sentiamo e vediamo se riesco a regalarveli. Non so ancora come fare il trucco occhi perché dipende molto anche da come sono vestita e sicuramente l'eyeliner lo faccio sempre così allunga un po' l'occhio. Eccola, cioè, luccicosa. ecco, io non farò una cosa del genere, già ve lo dico. Però ho portato i glitter di Nabla, quindi questi li potrei mettere. Vi faccio vedere un'opzione di outfit, sarebbe questo top che è bellissimo, mentre l'altra opzione sarebbe questa gonna. Sono due opzioni diverse perché io non li metterei insieme perché già da soli sono tanto. A prescindere da quello che scelgo, questa tipologia di glitter o anche questo colore potrebbero abbinarsi ad entrambi. Quello bianco, bello, ma non si vede tantissimo. Faccio un mix. Allora, io ho provato l'outfit. Melissa dice che è carino, però forse un po' too much, tutte e due le cose. Potrebbe starci, non lo so. Voi fatemi sapere nei commenti e deciderò all'ultimo. Per le labbra vado a mettere questo rosino neutro. Ok, forse con la gonna lilla ha più senso l'outfit. Mi piace anche la cintura così. Ora mi devo cambiare la gonnellina però. Guarda! Sta brulluccicosa. Volevo troppo andare in questo negozio vintage a Parigi perché ho visto che sono andate tantissime persone e hanno trovato cose meravigliose. Il negozio non è grandissimo, ma ci sono veramente tantissime cose e i classici brand di lusso come Dior, Chanel, Louis Vuitton. Ci sono un sacco di prodotti, ovviamente tutti di seconda mano, e quindi ci siamo perse a guardare un po' tutto quello che c'era esposto. A me ha attirato subito questa borsa di Chanel non vintage, di più, perché è degli anni 80. Era veramente stupenda, tra l'altro nera e oro proprio come piace a me e provandola veramente ci stavo pensando seriamente di prenderla. Poi ho visto esposta anche questa Louis Vuitton che invece è nuovissima. La ragazza ha detto che è arrivata 2 settimane fa e mi piace tantissimo il modello. Alla fine non mi ha convinto nulla fino in ma fondo. Assolutamente vi consiglio di andare in questo store, ecco come si chiama, se vi piace fare vintage shopping.